Buonasera a tutti. Abbiamo aperto il consiglio, procediamo con l'appello. Come vedete, sono stati distanziati i posti tra noi per garantire le misure di prevenzione relative alla pandemia di Covid-19. Quindi abbiamo organizzato il consiglio comunale, garantendo la possibilità a tutti di parlare tramite microfoni. Per chi è seduto, i consiglieri che sono seduti in fondo, nel caso che loro volessero parlare, è possibile sedersi in questa sedia e il microfono verrà utilizzato come domani. Procediamo con l'appello. Moraschi Paolo primo assente, Riccardo Giuseppe, Corti Marco presente, Moroni Melissa, Gabriele Giuseppe, sì. Valdaneri Marco Francesco, Gianni Rosa, presente. Geroldi Elisa, Vadina Arianna, Tarzi Davide, presente. Palmiro Viviani Angelo, Pompioni Augusto, Pogliari Alfredo, presente. Quindi siamo tutti presenti, tranne il consigliere. Prima di iniziare volevo ricordare a tutti i consiglieri diciamo, l'accordo formale che era stato sancito durante la conferenza dei capigruppo del 14 aprile di ridurre al minimo quelle che erano le discussioni all'interno della seduta al fine di conteggiare i tempi e non prolungare più di tanto quello che è la riunione tra di noi per il rispetto sempre delle normative attualmente vigenti. La proposta che volevo fare al Consiglio era quella di ovviamente tutti i chiarimenti relativi a tutti i punti poi si potranno fare anche successivamente o tramite altre conferenze su richieste dei capigruppo e quant'altro. La proposta che volevo fare, se il Consiglio non è d'accordo, è quella magari di limitare quelli che erano gli interventi a uno per gruppo o comunque a limitarli nel tempo possibile. Ripeto, poi qualora ci fossero delle necessità ulteriori di chiarimenti o quant'altro, gli assessori sono comunque sempre disponibili anche ad altri chiarimenti successivi. Quindi, passando dal punto 1 all'ordine del giorno, l'approvazione dei verbali della seduta precedente sono quelle del Consiglio Comunale del 26 novembre 2019 e del 23 dicembre 2019. Le delibere sono dalla 47 alla 59 per quanto riguarda il Consiglio Comunale del 26 novembre 2019 e dalla 60 alla 63 per il Consiglio del 23 di dicembre. Ci sono in merito a questi verbali delle osservazioni da portare? Sì, al numero 52 c'è un errore. Della presente sovranità. Sì, è stato un errore, questo può essere un errore di battaglia completamente, manca qualcuno, casomai lo facciamo presente. No, era 13 perché era stato approvato l'unanimità, però era. Che pagina è? Allora, è la delibera numero 52. Nella votazione. Nella votazione. Quindi è un errore penso proprio di battaglia. Ci sono altre osservazioni sui verbali, altrimenti possiamo passare alla votazione.
punto 1 all'ordine del giorno, approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 26/11/2019, dalla 47 alla 59 e dal 23/12/2019, dalla 60 alla 63. Favorevoli? Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno, verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza PE e alle attività terziarie produttive PIP. Prego. Allora, questo è semplicemente un adempimento che viene fatto annualmente, anche quest'anno constatiamo che rispetto all'anno precedente sempre il PE che sia per quello delle tendenze economiche popolari, per gli insediamenti produttivi, non è mutato niente rispetto allo scorso anno, per cui si prende semplicemente atto di questa cosa e prendendo atto appunto dell'inesistenza di tale area in previsione sul territorio di Vaiano, conseguentemente non è stata effettuata alcuna valutazione economica delle stesse. Semplicemente questo, prendiamo atto che non ci sono aree, perché non è stato variato niente. Ci sono interventi di merito, possiamo passare alla votazione. Punto 2 all'ordine del giorno, verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza e attività terziarie e produttive. Favorevoli? Votiamo che in questo caso per l'immediata esecutività. Favorevoli? Punto 3 all'ordine del giorno, approvazione e aggiornamento del piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari. Ecco, anche questo è un documento simile dove invece si fa riferimento alle alienazioni immobiliari. Questo rispetto a quello dell'anno scorso presenta delle variazioni perché praticamente due delle tre immobili da alienare sono stati alienati nel 2019, quindi la strada per la famosa nella zona industriale, poi un altro pezzettino piccolino sempre in via dell'industria. Quello, la terza voce che viene riproposta quest'anno è quella del fabbricato che era stato donato in Viale di Gianni Veglia. Quello lì cosa è stato fatto? L'anno scorso è stata fatta una perizia giurata, dopodiché è stato fatto verso fine anno un regolamento per la vendita degli immobili a settembre che è stato approvato e che è entrato in vigore nel 2020, per cui adesso nel 2020 sta andando avanti, diciamo, l'operazione, il segretario è stato incaricato di portare avanti questo bando per la vendita e sta lavorando con l'ufficio tecnico, diciamo, per portare avanti questo, per cui contiamo di uscire con il bando. Era appunto il valore di questo immobile dalla perizia è 45.000 euro, il valore che è stato inserito in quello che era formato. Ci sono interventi? I documenti sono stati aperti al Consiglio. Mi sembra che sia stata eliminata rispetto all'anno scorso la citabile che avevi eliminato. Non è questo, non è quello. Non è questo. No? Questo è quello della legge. Qua è che viene di che è fatto. Favorevoli?
Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno. Approvazione del programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi 2020-2021 e del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'evento annuale dei lavori per l'anno 2020. Allora, anche questo appunto è un adempimento che si fa sempre prima dell'approvazione del bilancio, dove appunto sono due documenti, uno che riguarda i servizi, i beni e servizi, l'acquisto di beni e servizi, e l'altro invece è quello triennale che riguarda i lavori pubblici. Per quanto riguarda i beni e servizi, vengono elencati su queste tabelle i beni e servizi che superano il valore di 40.000 euro. Per cui quando ci sono dei contratti che sono annuali oppure su base pluriannuale che superano questa cifra, vengono riportati in questa tabella. Praticamente anche quest'anno abbiamo la fornitura di energia elettrica, quella del gas e poi il servizio della mensa. Abbiamo questi qui. Quest'anno non sono inclusi la pulizia degli uffici perché è stato, diciamo, ho fatto un contratto di 2 anni, per cui facendo questo contratto di 2 anni non supera i 40.000. E poi quello che diciamo dovrà probabilmente essere fatto è quello che riguarda la pulizia ordinaria delle strade, gli spazi pubblici, che era anche questo una voce che era riportata su questa tabella. E cosa è successo? Che era in scadenza. Al fatto del discorso del fine anno che andavano in scadenza al fine anno, al fatto che c'erano stati delle possibili variazioni rispetto allo stato attuale, perché praticamente c'era stato il discorso di Cesare che c'era parte di questo pacchetto di pulizia delle strade, era incluso anche lui, e appunto c'era il discorso che probabilmente non avrebbe potuto andare avanti nell'opera, e probabilmente anche la società che aveva fatto questa avrebbe smesso, avrebbe chiuso l'attività, per cui non si poteva semplicemente dire non c'è Cesare, c'è un'altra persona. Per cui quello che si è fatto, si è prorogato sono prorogati i contratti anche per alcune attività utilizzando linee gestioni per qualche mese, dopodiché adesso si è definito il fatto che effettivamente Cesare è andato in pensione, per cui adesso nei prossimi mesi probabilmente si farà una proroga per fine anno, e dopo per fine anno si farà un contratto invece molto più lungo, perché è molto più comodo per tutti avere un contratto molto più lungo. In questo periodo qui di transizione, per cui alcune cose non erano così chiare sul fatto se c'era ancora Cesare o non ci fosse stato ancora Cesare, se scelta questa via di prorogare per un po', poi successivamente verrà prorogato fino a fine anno, nel mentre così c'è la possibilità di fare una nuova gara con una nuova società, perché ovviamente quella di appartenenza di Cesare per cui dovranno essere messi a fare una gara, un bando, e poi vedere. Nel mentre ci siamo appoggiati anche la gestione sia della Brazzola sia anche per i cestini e tutto quello che consegue il mercato, insomma tutto quello che c'è la situazione delle griglie e quant'altro. Per cui non sono su questa tabella, ma ci saranno l'anno prossimo, probabilmente almeno quello della pulizia delle strade ci sarà l'anno prossimo. E questo riguarda i beni e servizi che superano i 40.000 euro. Per quanto riguarda invece le opere triennali, praticamente c'è stato uno slittamento in avanti
di quello che c'era l'anno scorso, principalmente dovuto al fatto che tutto il discorso di deliberazione, diciamo, si è appesantito e non è partito almeno una parte dei lavori per il periodo che doveva partire, per cui è tutto, diciamo, spostato in là, per cui si sono mantenuti i, diciamo, nel triennio di opere, partito perché ce l'ho spiego, semplicemente tutto spostato in là, per cui abbiamo la riqualificazione di via Liberazione nel primo anno, nel 2020, dopodiché c'è la riqualificazione energetica, che è praticamente il PRIC, quello famoso che deve diventare di fare l'illuminazione a LED, che è cambiato rispetto agli anni passati perché abbiamo disdetto il contratto che era stato fatto anni fa e non se ne veniva fuori, e è partito con un'attività nuova con degli altri per, diciamo, riuscire a partire con questo progetto e, diciamo, le premesse erano quelle di partire quest'anno, sono già stati identificati chi dovrà fare il lavoro. Dopodiché c'è la riqualificazione per l'anno successivo di via Primo Maggio e poi successivamente ancora il collegamento tra via Madeo e via Primo Maggio. E poi dopo, nell'ultimo anno, come sempre riportato in questi piani triennali, c'è sempre la voce di un eventuale ampliamento del cimitero, che se non è inserita nel piano triennale, però chiaramente non va riuscita. Quello che diceva Palmiro del fatto che è stata tolta la ciclabile, poi dopo, siccome c'è un punto così, poi ci sono tutte le informazioni, nel senso che l'importo era 100.000 euro quando era inserita, perché dopo noi l'ufficio tecnico ha fatto una valutazione e era sotto i 100.000, perché l'idea era quella, chiaramente sopra i 100.000 si è tutto asfaltato così, l'idea nostra era per quella, se non fai questa asfaltatura chiaramente e fai tipo fosse come fosse una strada bianca, era sotto, la valutazione era sotto i 100.000 euro, per questo non poi. Noi tra le altre cose, poi dopo abbiamo programmato, già nel 2018 il progetto era stato, avevamo fatto, partecipato a un bando per avere, diciamo, dei finanziamenti per fare questa città, dopo non ce li hanno dati, come era capitato per le scuole che eravamo rimasti poi da poco, quello lì invece era stato accettato, per cui è stata semplicemente tolta per questo. Dopo, nell'ultimo punto, Marco ha raccolto tutta una serie di informazioni relativo a questo progetto per il particolare. Ci sono domande o commenti? Perché parlavi dei servizi che ci succede? Sì. Però vedo che prima magari c'era qualche buca. Se tu parli cercando di catanesi, io stavo a dire tre. Ci sono tre punti variati, sono tre buonissimi. Sono di sistemare perché una è l'antimolaggio che se gli cade uno per terra, si uccide. Uno è il cimitero e uno davanti alla terra. Sono le spezze di un prosciutto, sono contento, e io vorrei che il so, ma se uno arriva oggi sera e non se ne accorge lì, prima c'è da chiedere, ci vuole cerchetto e. Sì, no, adesso c'è questo problema qui in temporaneo. Ma non c'è problema, ma occhio che si comunque no, cambia, fa causa comune, no, no, ma noi abbiamo perché, già. Dico sono pericolosissimi. Abbiamo già segnalato. Però sono. No, non sono. Cioè non sto dicendo, c'è un problema che sappiamo, è contingente perché un motivo lì. Dico che. Perché non c'è più cedere perché ho fatto che c'è per il motivo. Dobbiamo far venire. Diciamo esternamente un rapporto c'è da quello che era poco, adesso non so che di livello però che fa una cosa come eventualmente poi dopo di me esattamente perché probabilmente su Cristina li ha tutti però magari mi dai le sue cose no va bene per quello che c'è sì, altro.
possiamo passare alla votazione. Quindi, punto 4 all'ordine del giorno, approvazione del programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi 2020-2021 del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2020. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno, approvazione del documento unico di programmazione per il triennio 2020-2022.